Se Superman e Spider-Man perdono i loro poteri e non possono quindi più salvare Babbo Natale rimasto bloccato sopra un tetto, ad aiutarlo a portare i doni e un sorriso di gioia e di speranza ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza ci pensano i Vigili del Fuoco, che per il nono anno hanno voluto dedicare un momento di festa e di spensieratezza a chi è costretto a vivere questi giorni di festa in una stanza di ospedale. Sì, per noi è diventata, diciamo, una consuetudine. Siamo alla nona edizione nel portare un po' di gioia in questo giorno, diciamo, così tanto atteso dai bambini. I più piccoli, che purtroppo non si trovano a stare a casa con i loro familiari, sono costretti a stare qui. Cerchiamo di alleviare questa mattinata di Natale portando dei doni. Siamo giunti alla nona edizione, tutto il personale, sia quello che partecipa attivamente alla manifestazione, sia il personale, diciamo, che di supporto al comando, è sempre in attesa e pronto a dare la loro disponibilità per questa manifestazione. Sta diventando un appuntamento fisso, graditissimo, perché i bambini veramente con estrema gioia attendono l'arrivo di Babbo Natale, e ringrazio tutti i Vigili del Fuoco soprattutto per la loro vicinanza in questo giorno particolarissimo che vede questi bambini purtroppo a trascorrere il Natale nel reparto. Quindi i doni li potranno alleviare queste ore di trascorso qui in ospedale.